se c'è posso, dimmi, quindi che le vado posso. Se ci accorgiamo che il bambino ha problemi, qualcosa si è fermato alla gola, lo mettiamo di fronte a noi e lo invitiamo a tossire. Il bambino non sa parlare, per invitarlo imito la tosse. Il bambino non tossisce, mettiamo la mano a forma di C sotto il mento, prendiamo il bambino e lo giriamo sul braccio, lo mettiamo subito per ancorare sotto il braccio. Una volta che l'abbiamo ancorato facciamo testolina in giù, 5 pacchi interscapolari con via di fuga laterale. 1, 2, 3, 4, 5, che stiamo molto attento, lasciamo in via di fuga, non toccare mai la testolina. Se non nulla è successo, non abbiamo un rigurgito o il bambino non è stato a vomitare, lo giriamo, lo mettiamo sull'altro braccio, lo andiamo sempre subito ad ancorare, testolina sempre in giù, con le due dita centrate dello sterno e facciamo 5 colpi lenti e profondi. 1, 2, 3, 4, 5. Se nulla è successo andiamo avanti con 5. Se vediamo che il bambino perde i sensi, il colore è cambiato, è cianotico, lo andiamo ad appoggiare su un piano rigido. Una volta l'abbiamo appoggiato sul piano rigido, mettiamo la mano sulla fronte a forma di C per tenere la testolina ferma, sempre con le due dita al centro dello sterno, le appoggiamo e iniziamo a fare le 30 compressioni per fare una buona RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Usiamo i due canali del bambino, bocca e bocca-naso, per fare le insufflazioni. 1, 2. E andremo a riprendere le 30 compressioni. 1, 2, 3, 28, 29, 30 e 2 insufflazioni. Andiamo avanti fin quando non arriveranno i soccorsi avanzati o il bambino da cenni di ripresa. Grazie. In tutto il mondo, non solo in Italia, è un segno universale quando una persona si ostruisce le vie aeree, la prima cosa che fa è mettere le mani alla gola. Noi ci avviciniamo per aiutarlo, non toccandolo, lo invitiamo a tossire, diciamo tossisci, tossisci. Il corpo estraneo non esce, andiamo dietro alla persona, infiliamo le braccia sotto le braccia della persona, mettiamo il pollice sul processo cricifoideo, questo è il processo cricifoideo. Il mignolo lo andremo a mettere nell'ombelico con l'altra mano, chiuderemo il pollice all'interno della mano, le dita sopra, quando entriamo nella C che abbiamo formato metteremo la mano sopra per darci forza. Faremo 5 compressioni dal basso verso l'alto, dall'esterno verso l'interno, per disostruire con una manovra chiamata Emlich il corpo estraneo alla persona. Simulo perché la persona è un manichino vivente. 1, 2, 3, 4, 5. Perché io ho messo la testa laterale non dietro la persona? Perché nel fare la manovra Emlich, al primo colpo, per reazione normale della persona, potrebbe tornare indietro con la testa e spaccarmi il setto nasale. In due andiamo in ospedale. Grazie. Quindi il massaggio cardiaco, 27, 28, 29, 30, ci fermiamo e diamo la nostra bocca, la parete, la naso e bocca del bimbo. Quando diamo aria dal naso e dalla bocca, vediamo che lo sterno si alza. Qualcuno mi può dire, ma che andiamo a fare aria? Se ha le vie aeree occluse, c'è un tappo, che cosa andiamo a fare? Questa è la domanda di scienza. Ma dando aria, che succede? Il corpo estraneo può scendere di più, si incanala da un lato e il bimbo inizia a respirare dalla sala. Potrebbe essere anche, ecco perché magari una sostanzione viene data. Quindi prendiamo la C, vedete? Le diamo le pacche e alterniamo il massaggio per noi. Quindi se la taglia diventa crescente il bimbo lo mettiamo a terra, ricordate, il bimbo non va mai sul piano avanzato, se sta sul materasso lo si porta a terra, sempre a terra, sul piano rigido a terra, perché noi dobbiamo dare forza alle compressioni. Il bambino, in realtà, si mette sul piano di alzare proprio per non dare molta pressione. Ogni volta facciamo la sostrazione, diamo atto, dobbiamo controllare se il cavolato o l'aria è risalito il corpo estraneo, perché se andiamo a dare aria, riscende un'altra volta. Quindi, nel caso in cui è affiorato, si dice, il corpo estraneo,
si mette un mignolo in bocca, lo si fa scorrere dal mangio, insomma, da un ciro e si porta su. Va bene? Quindi arriva verso il 118, quindi questo è un libro che è appena salvato la mano, che si sta sottolineando, quindi tutte queste cose che abbiamo fatto vedere, non c'è bisogno di uscire, non c'è bisogno di grandi cose, pensi una piccola parte del nostro cervello, non è, c'è bisogno di essere conscienza. L'adulto, che succede? L'adulto si va attraverso qualcosa, diciamo, non ha deciso, ma io costruo, cioè io costruo. Che succede? Se è un'istruzione pazza, cioè la spalla del il pochino che basta, prendete 27, 28, 29, 30. Ci fermiamo, chiudiamo le narici, iperestensione del capo, iperestensione, tutto quanto dobbiamo spostare la lingua. La nostra bocca, guarnizione, la bocca del superiore, se abbiamo una mascherina preventiva, la usiamo e andiamo a tagliare. Vedete che quando andiamo a respirare lo stesso. Uno e due. E continuiamo la cosa con la stagione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Fin quando arrivano i soccorsi, non ci dobbiamo mai fermare. Questa è una relazione molto stancante. Se ci sono più persone si intercambiano, però la donna può durare tantissimi minuti. Un uomo più prestante forse anche 10 minuti. Però è importante aiutare tutti i soccorsi, ok? E continuare. Quindi un po' la rappresentazione, attenzione a questi alimenti che quando vengono ecco, masticati dai bimbi, vengono i tappi per le cose, lui c'è il malato per le cose. Supervisioniamo i nostri figli quando giocano, hanno giocato in piccoli mano, davanti alla televisione che mangiano soprattutto. Attenzione a scrivere, monete, tutto quanto, giocati in piccoli. Le batterie del bimbo, le togliamo dall'orologio, le mettiamo sotto il bimbo, il bimbo la prende per una pasticca, per una caramella, ok? Raggio, non sente nulla, però guardate che succede nel sonno, non so se si vede, muore per 16 minuti, non si vede tanto, ma praticamente con proprio nello sonno i danni che praticamente fino lo porta alla morte. Quando una persona beve un liquido, cosa succede? Gli diamo il latte, dei liquidi che, non so, del residuo, del gasolio. Poi cosa facciamo? Gli diamo il latte, lo facciamo combinare, poi gli diamo un po' d'acqua. Beh, se il residuo gli diamo un po' d'acqua, fa sfumare il polmone e non si fa carne. Ma poi gli diamo il latte fa assimilare subito al sangue tutte quante le molecole, e velocizziamo la cosa, quindi mai fare nulla per sentito dire. La cosa che viene da fare è canale 118, se tu da stanza non ci metti in contatto con 100 livelli e ci dicono cosa fa. Quindi mai fare nulla per sentito dire. Questo film è incastrato anche con i bambini sottali con piede per liberare, quindi noi cerchiamo dei molti indicatori. Fate parole, non lo vedete solo per voi quello che avete sentito, quello che avete visto, quello che farete qua oggi, ma per chi parlate degli altri, ancora che non sia per gli scrivere, gli altri non essere nessuno. Quindi mettete i vostri figli mani sicure, ma soprattutto quando li portate a fare attività sportive, assicuratevi che questi signori abbiano perlomeno un posto di primo soccorso. Perché le persone che fanno attività fisica, attività sportiva, sono più soggette ad arresto cardiaco. Quello che vi abbiamo fatto vedere, ma anche l'arresto cardiaco. Si usa anche questo apparecchio, il defibrillatore. E come pensate che i romani si stanno muovendo con le cose,
dal 2010 al 2020 tutte le strutture strutture. Quindi attenzione ai vostri figli, che ricordate l'arte francese, assicurate il professore anche nel discorso di interesse di portare gli studenti. Quindi in 2000 anni una persona che perde il genitore è orfano, una persona che perde il coniuge, il marito, la moglie, vedo, e vedo che in 2000 anni non si è mai riuscito a dare una donna che perde un figlio. Perché un figlio è tutta una sua, è devastante, quindi raccontare tutto quello che arriva da oggi, quello che è risolto per voi, da oggi speriamo che avete trasmesso con lo studio, quindi avete un pochino delle persone più informate. Questo è Eric, quello che ha dato la parola della lista che non vedere. Quindi ci ha dato un bimbo, il nostro slogan è il sorriso dei bimbi che accende la vita, perché se stanno bene loro, siamo bene anche noi. Grazie per tutti. Thank you.
2, 3, 4, 5, poi lo prende la testa, lo deve prendere, mette la manino, lo accompagna girandolo il bambino e gli mette sempre la gambina sotto il braccio per ancorarla, testolina sempre all'ingiù, gli deve dare pendenza, ok, pendenza. No, ormai l'aria che noi, ormai lui è andato in blocco, quindi l'aria quella che è dentro è dentro, magari lui inizia a perdere aria, se perde significa la riesce pure a prendere. Inizia, lei sa fare le corna, signora, mi ha fatto qualcuno le corna, le faccio. Aggiungo il simbolo della pace, che non lo dimenticherà mai, quindi il simbolo della pace sono le corna col dito aperto. Queste qua sono le dita che non devono essere mai usate, quindi le altre due sono quelle che devono essere usate. Ok? Può mettersi dietro il pollice per avere un punto d'appoggio, accendo il torace, 5 compressioni, 3, 4, le deve contare, sai per quale motivo deve contare? Se io arrivo che sono in soccorso avanzato, e io sono un soccorritore anche del soccorso avanzato, e vedo lei a che punto sta, il contare a voce alta, come io ho contato a voce alta a terra, così, so lei dove è arrivato, quindi so prendere come se lei legge un libro a voce alta, arrivo in un certo punto, io la sto seguendo, so dove prendere, dove lei si è fermata. Quindi questo significa contare. 2, 3, 4. Benissimo. E va avanti con altri 5. Quando è che lei inizia a fare le RCP? Deve andare aeronautico, dove si appoggia? Però sempre 4 minuti. Quindi 4 minuti lei non li deve pensare, perché se lei aspetta 4 minuti abbiamo perso 4 minuti se lei è presente. Se io posso iniziare subito, inizio. Il tempo per me, mi è stato detto più volte nella lezione, il tempo per me e per lui è vita, io sono il suo tempo. Se io aspetto i 4 minuti, l'ho perso i 4 minuti, inizio dopo i 4 minuti, il danno nostro cerebrale, le cellule del cervello iniziano a morire. Se io sono qua, lui cade a terra e cianotico, io intervengo. Vale per tutti uguali, più quanti uguali. Se poi uno è fortunato che le cellule iniziano a morire a 4 minuti e 10 secondi, è fortunato lui. Però la statistica dice che 4 minuti inizia a dare il nostro cervello. Se io sto qua non aspetto i 4 minuti, se sto qua io vengo. Quindi lei fa questo quarto, quando il bambino non è cianotico, non ha problemi, si vede che si accoscia il bambino, prende un peso molto. E poi va in un piano rigido, lo appoggia. Se volete non appoggiate la bocca, che l'ho messa io la bocca, quindi non appoggiate, ma fatemi vedere come fate, almeno le compressioni. Le ginocchia vanno entrambe a terra, lei deve stare in un piano perfetto di appoggio. E quindi inizia con due di sempre le due. Le due centrali nella parte. Vada, 1, 2, 3, 4, conti. Fino a 3. Se volete avere una giusta cadenza, volete imparare bene la cadenza, fate 1001, 1002, 1003, 1004, è il tempo giusto. Notate che uno ha un ritmo che noi siamo soccorritori, riusciamo a prendere bene, il ritmo le può fare 1, 2, 3. Però se uno non sa qual è la cadenza che deve dare di compressione, può fare 1001, 1002, 1003, questo numero con lo 10 avanti, riesce ad avere la giusta cadenza. Va bene? Bravo. Grazie, chi altro può provare? Prego. Ah, io non ve l'ho presentata, lei si chiama Angela, la mia compagna di giro. Anche lei. E che cosa del Napoli? No. Mette la mano subito, me la lasciamo subito, così se ne accorgo che è e lo gestisce sul braccio, il braccio che lo prende è colui che lo tiene, testa di giù, 1, 2, 3, 4, 5, brava, bravissima, testa di giù, 1, 2, 3, 4, 5, e va avanti fin quando il bambino ti riprende. Cioè, se diventa cianotico bisogna passare all'altro. Vediamo. Cianotico. No, 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 le dita devono stare perpendicolari al corpo, non devono tagliare il corpo. Quindi lei deve mettere la mano in questa posizione. E non tutte le dita dritte, ma perlomeno così le dita, guardi. Le altre le deve tirare, altrimenti lei non ha percezioni benissimo di quello che fa. Vada.
4, 5, 6, 7. Consiglio, una volta i piedi è il punto d'appoggio, non alzate le dita, tenete sempre il punto d'appoggio. Facendo ogni volta è un punto diverso. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. Va bene, due insufflazioni poi? Sì, comincia. Quante? Fino a quando non arrivano i soccorsi. Oppure? Il bambino inizia a piangere, si riprende, tu sei bene. Bravi. Non è che vedi il bambino piange, qualcuno dice poi devo continuare perché non lo fa. Ok? È continuo. Continuo. Ok, questa è la maniera. Fate in modo di da parte salire. Come trovare il spazio? Tendete sempre a mettermi in laterale perché lei se va lì indietro mi rompe il tetto natale. Quindi cercherete il progetto posteriore fino all'ombelico. In questa scala, fatelo prima il pubblico, ok, metterete lì dentro, aiutatevi con questo, adesso spingere quanto più, bravissima. Perfetto, questo è il lavoro pubblico. Quando è più, ok, per qualcun altro, allora tu non stai respirando adesso, sei fatto bene, lui adesso lo sentiremo fare così. Sì, non l'hai fatto bene, prova di no, allora devi così, guarda così, vai anche senza testa. Sì, sì, infatti lei non l'ha fatto bene, ancora non si sente il vivo. Tu riesci a sentire l'aria sulla tua manina? Ghiaccia e adesso l'hai fatta bene, prendi, bravissima, cavalluccio, ancorato sempre sotto l'ascella, testa in giù quando più è possibile, no, dritte le dita così, lo stai facendo bene, lo senti respirare? Vai, adesso l'hai fatta bene, sì, e così si riprova. Prendere la gambina, quando vai a dare giù il bambino va con la cancellata in questo modo, il bambino, cioè il bambino lei, eh? Ragazzino, intendiamo. Bravo. Vuoi provare? Sì, sì. Poi dopo per la rianimazione è questa, poi calcoliamo che questo sia un banchetto, eh? Sì, sì. Non prendiamolo come esempio, negativo. Sempre mano di testa, mano. Ecco qua, più giusto al centro. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, vedi è molto più veloce. Sempre 30. Sempre 32, 32. Quindi tu fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fino a 30. E fai le due ventilazioni. Un po' come la vista. La ventilazione nell'infanzia è questa. Comprende sia la bocca che il naso. A differenza degli adulti e del bambino che noi è più facile così. Cioè poggiando, quindi noi andremo a fare questa. Gira, gira. Al contrario, gira. Dove è passato? È la prima. Sta poco bene. Aiuto, aiuto, no? No, io faccio sempre l'esempio quando noi facciamo i gusti, perché è più semplice.
dice aiuto, aiuto, tu bambino come te lo trovi? Di solito la mamma ce l'ha così, aiuto, aiuto. La prima cosa da fare è molto semplice, ricordati sempre questo, prendi il bambino, lo prendi per la mano piccola, qua, non pesa niente, te lo prendi e te lo ricevi, questo modo, e vai per te. Uno, due, tre, quattro, tu sei passato invece subito allo step successivo. Destra e sinistra è indifferente? È indifferente. Come dici? In base alla posizione, alla comodità. La prima sì. Trova. È questo? Tu. È qua. Presa C. Questo numero. Lo so che ti fa quell'attimo, però è meglio che dai, ecco, l'ha detto pure Luigi, ma un po' il nostro pensiero, è meglio cioè che si rompe una costa, una spada, però lo mantieni in vita. Sempre lo prendi così, ok, bravissima, sempre posizione, ecco qua. Vado. Questo. Le dita è dritto, così, così. Ah, così. No. Questo si è messo. No, a parte che l'ha fatto bene perché si sente, vedi che è il bambino. 4 e 5. Qualora. È quello che fa fare. Qua. No, ricordo sempre a 5. Allora, tenendolo così con la testa. Bravo, lo prendi così. Bravissima, vedi, tu te la combatti. Brava. Vedi? Beh, speriamo che non cambia. No, ma... Sì. Ho seduto in ginocchio, giusto? Non in piedi. Ah, un devi dare solo perché no, prima questo. Non ho capito, non sento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, perché devi contare la voce alta? Ci riprendiamo. E gli altri che arrivano che la vogliono aiutare sotto consecutivamente, guarda. Diciamo si è seguito tutta la parte teorica. 2, 3, beh, è giusto che faccia bene. Bravissimo. Bravo Lorenzo. Se vediamo se prima di tagliare dobbiamo controllare una cosa.